Signori, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo sempre a Miami e come avete potuto leggere dal titolo, oggi andremo a prendere un mezzo particolare. E tra l'altro il video non si limita soltanto a questo, ma pomeriggio andremo a vedere anche un posto molto particolare qui vicino a Miami. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Nel frattempo noi stiamo andando alla spiaggia e oggi il tempo è molto bello, meglio di ieri che ha piovuto di colpo. Casa sta vicinissima alla spiaggia, infatti neanche 5 minuti a piedi siamo già arrivati. Ragazzi, in questo punto di spiaggia dove siamo oggi hanno nidificato le tartarughe e hanno delimitato praticamente la zona dove hanno deposto le uova, e infatti c'è anche un cartello con scritto di non disturbare praticamente le tartarughe. Queste prima o poi usciranno da qua tutte le tartarughine per andare verso l'oceano, e per chi rompe le palle è prevista la prigione, cioè non una multa, non è proprio la prigione. Fantastico. Signori, eccoci qui, siamo arrivati da Eagle Rider. Se vi vedete l'altro lo stesso, abbiamo affittato la moto nel viaggio a Los Angeles, Las Vegas, la route, eccetera. Vi metto il link se volete recuperarvi il video. Adesso entriamo a prendere la moto. Qual è? Questo ce l'avevo, qual è? Questa era la mia. Ce l'avevi così, uguale? Uguale, sì, solo che sì, era rossa. Che se non c'è la nostra striscia bianca qua, ma è uguale. 50 fuoco. Hi, morning. Hello. Okay. The highway? Yes. Sun pass? Okay. It's only $5 a day. $5 for the highway? Per day. Okay. Per day. For a day. Per day. So for a day is $20. That gives you on but I have to pay or there is a... No, you pay it here and that's it. Ah, okay. Pay here. For example, if you have an accident, okay, because if there's a mechanical issue, there's no problem. No, but if you have a car that's for a bit, the insurance is not rideable. So exactly, the toll would, that's it. We do a $100 security deposit, which goes back to you. Questo è un po' picco. Federico, sempre grande. No, però sta bene. Questo poi è aperto, quindi non... Vado al GS. Neanche solo tanto. Abbiamo preso un Harley Davidson Road Glide, modello del 2017. Pesa 370 kg, un bel bestione, 1745 di cilindrata con raffreddamento ad aria e motore da 102 cavalli. Serbatoio di 22 litri, anche se vi assicuro consuma tantissimo, più volte ci siamo dovuti fermare dal benzinaio per fare il pieno. Il costo di listino di questa moto era di circa 28.000 euro, ovviamente l'allestimento base. Considerate che, come si può vedere da più riprese, ha uno schermo per il GPS, si può anche ovviamente collegare il telefono per le chiamate ed ha due stereo potentissimi, si riesce a sentire benissimo la musica durante il viaggio e questa è probabilmente una delle cose più fighe di questa moto. Ragazzi, abbiamo preso la moto e adesso si parte direzione Everglades e vi faccio vedere poi meglio la moto durante il viaggio. We'll be right back.
questa è la zona delle Everglades, noi siamo esattamente qua e come vedete dal colore della mappa, questa è tutta la zona dove l'acqua è praticamente alta dai 0 a 1 metro, alcuni punti da 1 ai 2 metri. Perché non sembra, ma la vegetazione che c'è non è sulla terra, ma è la vegetazione che esce dall'acqua. Per questo questa è una zona così piena di alligatori. Assaggiamo questo all'uovo. Non abbiamo trovato un posto dove mangiare, quindi abbiamo praticamente rubato tutti i panini che c'erano in questo negozietto. Adesso mangeremo con questi. Ed ecco subito un coccodrillo piccolino all'entrata, alligatore. Questo video dirò un sacco di volte coccodrillo e non alligatore. Nonostante mi sbagliassi spesso tra alligatori e coccodrilli, vi spiego brevemente la distinzione, le caratteristiche dell'alligatore. Gli alligatori appartengono all'ordine dei coccodrilli, ne esistono di due tipi, quello americano che si trova appunto qui in Florida, è quello che state vedendo, e quello cinese che purtroppo è in via di estinzione. La differenza tra alligatore e coccodrillo è che l'alligatore è più piccolo del coccodrillo. Il coccodrillo è circa 7 metri, l'alligatore arriva a 3, massimo 4 metri di lunghezza. Inoltre, altra differenza è il muso. Quello dell'alligatore è più largo e arrotondato, mentre quello del coccodrillo è più lungo. Inoltre il coccodrillo ha i denti sporgenti, l'alligatore no. Gli alligatori in acqua nuotano ad una velocità di circa 32 km orari, mentre sulla terra ovviamente sono più lenti, circa 17. Gli alligatori possono arrivare a pesare circa 400 kg, ad essere lunghi appunto dai 3 ai 4 metri. Hanno 78 o 80 denti circa, che ricambiano durante ovviamente la loro vita, a seconda del consumo che ne fanno, e un alligatore durante la sua intera vita può arrivare a cambiare anche 2000 denti. Questi alligatori non si riescono a vedere. Hai visto? Signori, il video può finire qui, abbiamo visto gli Everglades, nulla di che sinceramente, anche perché praticamente non abbiamo visto nessun alligatore. Li ha visti qualcuno, il tizio che guidava quell'airbot, insomma quella specie di barca, ma noi non siamo riusciti a vederli. E al ritorno guidato io, perché ci alterniamo io e papà, quindi direi di terminare la giornata con un bel bagnetto rinfrescante nella piscina che abbiamo sul tetto dell'appartamento. Guardate che spettacolo. Anche con la presenza di Bombo, e quindi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video, perché andremo a visitare un posto che non ha fatto la storia degli Stati Uniti d'America, ha fatto la storia dell'essere umano. Alla prossima.